Eccoci, buon pomeriggio a tutte e tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Art Live organizzato da Rizzoli Education. L'incontro di oggi si prefigura come particolarmente interessante poiché compiremo insieme un percorso alla scoperta dei misteri dell'arte. In occasione della mostra dedicata a Bosch, che si sta tenendo in questi mesi presso il Palazzo Reale di Milano, abbiamo organizzato un viaggio nel mondo del bizzarro e del magico per scoprire e capire l'origine e il significato di alcune delle misteriose creature che sin dal Medioevo popolano i capolavori della nostra storia dell'arte. Creature che, come vedremo e come ci verrà raccontato, non sono solo il frutto della fantasia e della stravaganza di alcuni artisti, ma sono segni precisi del dialogo tra reale e misterioso, tra sacro e profano che costella le arti europee sin dalle origini. Ad accompagnarci in questo viaggio e a svelarci nei misteri sarà lo storico dell'arte e divulgatore Leonardo Catalano, a cui porgo il benvenuto. Buon pomeriggio, Eccoci, benvenute, buon benvenuti a pomeriggio tutti, Leonardo, grazie. benvenuto tra noi. Leonardo Catalano, che oramai è un volto nuovo, un volto conosciuto di questi appuntamenti, è un divulgatore, come dicevo prima, e si occupa di molteplici attività nel mondo dell'arte. È autore anche del progetto didattico della mostra di Bosch di Palazzo Reale, è titolare dell'agenzia di eventi Narciso d'Autore. È guida ufficiale a Palazzo Reale al MUDEC di Milano, nonché docente di educazione all'immagine presso un istituto superiore. Prima di lasciare a lui la parola e di dare inizio al nostro webinar, vi ricordo che al termine dell'intervento abbiamo previsto un piccolo spazio per le vostre domande. Le domande possono essere inserite alla pagina tuadomanda.it, indicando il codice evento che è 3175. Ma potete inserirle anche utilizzando il QR code che compare nel banner in sovraimpressione. Vi ricordo che l'attestato di partecipazione sarà disponibile a partire dai prossimi giorni sul sito rizzolieducation.it, alla pagina Attestati, dove troverete anche le slide utilizzate in questa diretta. Per chi accedesse allo streaming in differita, l'attestato sarà disponibile solo nel caso che l'accesso sia stato effettuato entro la mezzanotte di oggi. Un'ultima cosa, la registrazione del webinar sarà disponibile nel nostro canale YouTube all'indirizzo dal quale lo state guardando ora. Mi sembra di avervi detto tutto, vi lascio quindi alla narrazione di Leonardo Catalano e ci rivediamo più tardi per i saluti e le eventuali domande. Grazie Leonardo, a te la parola. Grazie cara Vincenza che insomma mi ha presentato, grazie per la possibilità di essere di nuovo con voi per un appuntamento di Art Live che porta ormai da più tappe il sovrattitolo di Misteri dell'Arte. Ne abbiamo già parlato in passato, poter decifrare i linguaggi storico-artistici, cercando di creare anche un metodo pratico, ludico, creativo nei confronti delle nostre ragazze e dei ragazzi che appunto ci seguono nelle lezioni. Mi permetto ovviamente di essere coinvolto in questa idea didattica, visto che appunto, come giustamente è stato ricordato dalla dottoressa Gazzaniga, ho un ruolo duplice, sia di divulgatore storico dell'arte che di insegnante, quindi anch'io quotidianamente tasto il polso un po' della situazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio artistico e le capacità che il linguaggio artistico ha di in qualche modo poter essere uno straordinario elemento di trasmissione della conoscenza e del sapere, ma anche uno straordinario allenamento del nostro cervello e dei nostri sentimenti, visto che di emozione e sentimenti spesso nella storia dell'arte si parla. Abbiamo scelto un tema molto attuale, effettivamente, come è stato già detto, e cioè cercare di raccontare quegli elementi di bizzarro, grottesco, originale, assurdo e misterioso che a volte nella storia dell'arte troviamo dal Medioevo, in questo caso fino al XVI secolo. E il pretesto è ovviamente l'importantissima mostra che si è aperta a Palazzo Reale di Milano, quindi sono tornate le grandi mostre
confezionate appunto dall'istituzione milanese, una mostra che vuole raccontare quello che è definito un altro rinascimento, quello di Bosch. Per me è un pretesto per collegare però in una carrellata di immagini, di commenti, quella storia dell'arte per immagini che ha come filo conduttore appunto il bizzarro, l'originale, ma forse l'ambizione alla fine sarà quella di dimostrare che in fin dei conti le immagini, i soggetti che andremo a vedere così atipici e bizzarri non sono, forse invece così lontani dalla nostra comprensione di donne e uomini del XXI secolo, questo assolutamente sì, ma l'essere lontani dalla comprensione di un soggetto non vuol dire doverlo ritenere, per quanto riguarda l'evoluzione dell'estetica umana, necessariamente bizzarro, anche se insomma ci potremmo divertire. Noi partiamo, come pretesto importante, dal volume di storia dell'arte, che è Chiedilo all'arte, che ci ha ispirato in modo particolare, insieme alla mostra milanese, nel riconoscere due punti importanti entro i quali ci muoveremo. Da una parte l'undicesimo secolo, con uno dei capitelli visionari della cosiddetta chiesa di Saint-Pierre a Chauvigny, in Francia, una delle patrie quindi del romanico, e dall'altra, come punto invece di arrivo, appunto, uno forse dei più grandi estimatori dell'arte di Hieronymus Bosch, quel affascinante artista che noi chiamiamo Peter Bruegel il Vecchio. Quindi le due opere, torno solo un secondo indietro per mostrarvi il confronto, vedono queste due figure mostruose che risolvono anche l'angolo del capitello di questo importante edificio romanico dell'undicesimo secolo, mentre addentano questa figura umana dallo sguardo nascosto, occultato appunto dalla ghiera dei denti della creatura mostruosa bitesta, o meglio di un'unica testa che fonde insieme le figure, e quasi con un andamento estetico orientale, vedete la postura frontale, le gambe laterali. Questo è il punto di inizio della nostra storia, e il punto di arrivo oltre il quale non vogliamo andare per ragioni di economia di tempo è invece appunto la trattazione di tematiche molto popolari nel Cinquecento nordico europeo, quello dei cosiddetti proverbi fiamminghi, che Peter Bruegel seppe interpretare con visioni moraleggianti, ispirate dai celebri testi già pubblicati nel XV secolo. Sono due pagine con due commenti che abbiamo estratti appunto dal manuale Chiedilo all'arte, che in qualche modo ci aiuteranno nel nostro viaggio. Però mi permetto appunto di attingere anche ad altri corredi iconografici, sono frutto in alcuni casi di mie campagne fotografiche, che di alcuni viaggi che io stesso realizzo come divulgatore. Nel caso specifico vi voglio spiegare il perché nell'arte di Bosch, ci siano figure chiamate o uomo grillo o più genericamente grilli, creature che oggi vengono definite misteriose, incomprensibili, che invece inserite nel contesto epocale che andremo a vedere hanno una ragione, un'economia di linguaggio assolutamente aderente alla realtà del momento. Ma prima di affrontare Bosch, che è un po' la star del nostro momento, vedete, faccio un salto indietro, quindi mi collego al capitello di Chauvigny dell'età romanica che avete visto prima, e invece che raccontarvi un oggetto tridimensionale vi racconto un dipinto ritrovato all'interno di una cappella di un castello della Valle d'Aosta. Siamo non lontano dal capoluogo regionale, siamo a Sarrieux-de-la-Tour, nella cosiddetta cappella dei signori di Sarrieux-de-la-Tour. Quella picchiettatura che vedete, quelle linee lunghe su questa figura semi-mostruosa, sono frutto di quello che noi chiamiamo, è anche affascinante poterlo spiegare nella praticità dell'azione pittorica alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi a scuola, sono quello che noi chiamiamo un effetto delle campagne di affresco che si sono succedute nei secoli, una specie di stratificazione storico-artistica. Per poter realizzare quindi un affresco che si aggiunge a quello che vedete in un'epoca, diciamo, più recente a noi, in una cappella che quindi viene aggiornata a livello stilistico perché ha perso di valore estetico rispetto al tempo che passa, quindi nei secoli successivi al 1200, al XIII, si effettua questa picchiettatura che permette al nuovo arriccio, cioè a quella stesura di fondo, di poter avere una buona coesione, in modo che si possa poi di nuovo agire nella tecnica d'affresco, cioè che si realizza aggiornate appunto con tecnica fresca di colore.
E quando nella cappella di Sarrieux de la Tour, interessata fra l'altro ancora oggi da restauri molto importanti, una specie di archeologia medievale, nel vero senso della parola, si trova al di sotto di un affresco meno interessante, nello sguincio di una finestra, si vede appena sopra, lo vedete, la luce della finestra, si scopre questa stranissima creatura che è dotata letteralmente di piedi, mani e di un busto che ha anche volto, fra l'altro con una lingua che fuoriesce dalla bocca, molto simile a quella del personaggio che avete visto nel capitello di Chauvigny poc'anzi. Ora, sono detti uomini grillo proprio perché le loro gambe appena piegate, il loro essere quasi solo busto e piedi e zampe, li fanno quasi sembrare ai nostri occhi come dei grilli. Ecco, è vero che ci muoviamo solo dal Medioevo fino al Cinquecento, però giusto un'affermazione importante. La creatura grillo, che voi vedete, è presente anche nel corredo iconografico latino-mediterraneo, cioè nelle immagini delle nostre origini romane. Ma in quella stagione, cioè nei secoli a cavallo, no, tra la fine dell'Evo antico e la nascita dell'età cristiana, quindi ovviamente la nascita di Cristo, queste immagini non hanno un'accezione negativa, sono spesso un punto di contatto tra terra, o meglio ancora, rappresentazioni ctonie, cioè sotterranee, e mondo invece dei cieli, quindi in qualche modo un collegamento tra terra e cielo. Solo nel Medioevo, dall'undicesimo secolo in poi, si attestano come rappresentazioni mostruose e sempre più avvicinandoci al nostro Rinascimento con accezione negativa. Ed è interessante, proseguendo in questo corredo di immagini che ci prepara ed è propedeutico al mitico Bosch, fare subito dei confronti. Guardate, ho creato questa piccola tarsia di tre immagini che mostra in alcuni dipinti del visionario Bosch la presenza di questi grilli, che però vedete, parlando di un artista che si muove tra il 1400 e il 1500, è già in piena evoluzione e sono comunque un riferimento di critica negativa alla società e ai costumi dell'epoca. Ma poi le vedremo meglio nelle opere, ma giusto per mostrarvi tre tipologie. Quello che mi preme farvi riconoscere soprattutto è la piccola rappresentazione di destra, con queste creature che sono a metà tra militari con alabarda e quasi prelati. Eh sì, perché il tema della religione e della critica ai costumi corrotti di una chiesa che ancora non conosce la scissione protestante è presente nella pittura di Bosch. Ora, che cosa potremmo dire alle nostre studentesse, ai nostri studenti rispetto a questo tema? Beh, che non vi è una visione, diremo noi, uniforme nel giudizio della Chiesa ufficiale dell'epoca, anche se ovviamente il tema della fede cristiano-cattolica non era di certo messo in discussione in questo 1400 e omologava il continente europeo tutto. Ma questo non vuol dire che i vizi e, diremo noi, le corruzioni le caste, in questo caso religiose, non fossero in qualche modo messe sotto l'occhio vigile di un artista giudicante e di un committente altrettanto giudicante. Però vedete, la figura centrale con una coda mostruosa e la figura di sinistra, che è dotata letteralmente di sola testa e piedi, ahimè, perde questo significato di collegamento tra terra, sottosuolo, inferi e cielo, e assume invece un significato di mostruoso, di negativo. Normalmente sono corollario, quindi accompagna in una specie di corteo macabro la parte negativa, la parte non positiva del dipinto che viene narrato. Ora, fingiamo di entrare nella mostra di Palazzo Reale di Milano, vi invito nella prima sala, una sala introduttiva dove è esposto, prestito straordinario, il trittico intitolato Le Tentazioni di Sant'Antonio, un prestito prezioso, è un olio su tavola che proviene dal Museo di Belle Arti. La penisola iberica può vantare una collezione incredibile nei musei, appunto, di opere del nostro Bosch. Questo lo dico come livello di lettura alto, no? Che può essere interessante per noi docenti. È comprensibile e può essere spiegato se comprendiamo che sin dalla fine del 400 e inizio 500 la famiglia degli Asburgo, nei rami cadetti che si muovono tra le Fiandre, cioè i luoghi del nord Europa, e la Spagna, in qualche modo sono un vero e proprio, diremmo noi, diramarsi di committenze che poi porteranno, basti pensare nel 500, no, il grande Carlo V, a essere un re imperatore importantissimo sia per i territori nord europei che per la penisola iberica. Quindi il fatto che
in Spagna arrivi un'opera di questo pittore nordico è legato spesso e volentieri a questa committenza omologante che è quella degli Asburgo, appunto. Il dipinto, che adesso vediamo nel particolare, racconta quindi le tentazioni di Sant'Antonio e dobbiamo cercare di capire come le creature, definiamole mostruose, siano presenti in questo dipinto e siano una specie di filo conduttore che da Chauvigny, abbiamo visto, arrivano in un castello sperduto della Valle d'Aosta fino appunto a quell'altro rinascimento, il rinascimento alternativo che Bosch in qualche modo racconta. Ecco, essendo il titolo legato alle tentazioni di Sant'Antonio, vediamo più o meno al centro di questo soggetto, cerchiamo di introdurre magari insieme alle nostre studentesse, ai nostri studenti, anche la collocazione, le coordinate di un dipinto che è fatto di talmente tanti personaggi che insomma forse attraverso le giuste diagonali proiettate nell'opera ci permettono di meglio collocare i personaggi. Sant'Antonio è posto più o meno al centro, è inginocchiato, guarda dalla nostra parte, noterete che ha un gesto di benedizione nella mano e dietro di lui un corteo infernale. Tra gli altri personaggi presenti c'è un giullare cantastorie con una civetta sulla testa. Ahimè, grande la mia passione per l'ornitologia e il fascino che da sempre su di me muovono gli animali notturni come la civetta. Purtroppo nel bestiario medievale, questa specie di dizionario fantastico delle creature del Medioevo, la civetta, essendo animale notturna, è un animale negativo, legato a una visione luciferina. Certo, spiegheremo ai nostri studenti perché Sant'Antonio deve resistere alle tentazioni del male e quindi alle tentazioni notturne, quindi quel suonatore con liuto e un muso degno di un cinghiale o di un maiale rappresenta quel male, quel cattivo consigliere. Ora, dobbiamo dare anche una speranza ai ragazzi e ai ragazzi che ci seguono e indicargli come invece anche lo stesso Bosch in qualche modo volesse dare un segno positivo e di vittoria contro il male. E allora non so se notate sullo sfondo, là oltre le scalette, una piccola immagine di fianco a un crocifisso. È una specie di chiesa abbandonata dove nella zona absidale è presente il crocifisso e lo stesso Cristo che si è fatto carne che indica la sua missione di sacrificio. Quindi quella parte oscura del dipinto indica l'unica vera salvezza, la salvezza nel Cristo. Dove sono tra le altre creature i famosi grilli? Beh, guardate, se ne vede uno proprio di fianco alla scaletta che sale, è dotato di un turbante nero ed è dotato di sola testa e gambe. Altri personaggi ci potrebbero colpire in questa, per esempio un falso sacerdote che è in basso a destra, legge un libro importante, ha una tonsura e quindi simile a quella di un frate e di un prete e ha addirittura uno squarcio nella veste che mostra di sotto il costato e i suoi organi interiori, un gusto del macabro e del negativo assolutamente unico, quello di Bosch. E quindi chi guardava quest'opera, altro particolare, siamo proprio al di sotto dell'altare improvvisato, deve essere colpito, impaurito e insieme portato alla riflessione. È un pesce imbarcazione, un pesce del male, un prodotto, diremmo noi, delle visioni di un Lucifero che provoca e che in qualche modo però viene stanato dal nostro Sant'Antonio Abate, appunto. Fra l'altro dovremmo spiegare poi perché così tanti Sant'Antonio Abate sono raccontati nella pittura di Bosch, ma questo lo riserviamo tra qualche minuto a uno degli enigmi di Bosch assolutamente più affascinante. Pensate che nella mostra di Palazzo Reale c'è già una vera e propria mascotte che potremmo anche raccontare alle nostre studentesse e ai nostri studenti e che spesso colpisce soprattutto i bambini e le bambine più piccole ed è quella stranissima creatura in basso a destra che è dotato di una gobba, di un becco, quindi di uno strano uccello e di piedi con pattini su ghiaccio. Ora, il rischio è quello di ricondurre a un bizzarro inspiegabile, invece no, noi questa creatura la possiamo spiegare e possiamo riferire che nel 1400 i fedeli, incapaci di leggere un testo sacro, potevano però conoscere a memoria quei proverbi olandesi che molto di moda risultavano essere letteralmente un vero e proprio libro blockbuster, un libro di grande successo, un libro che racconta attraverso i proverbi l'azione sbagliata e l'azione giusta che gli esseri umani devono compiere. E nel caso specifico un proverbio focalizza l'attenzione
proprio su quel becco dell'uccello, dove vedete un piccolo cartellino bianco. Su quel cartellino, dovete fidarvi di me, talmente piccolo che si fa fatica a leggerlo, c'è un fogliettino con scritto una parola molto particolare, protesto. E secondo un proverbio olandese del 400, pensate, quando Lucifero fallisce nella sua missione, e nel caso specifico Sant'Antonio non cederà alle tentazioni, quindi il male perderà, allora manderà i propri emissari, in modo codardo, a cercare di protestare in un processo improvvisato contro la mancata conversione al male del santo. Ora, il santo lo vedete sul ponte, accasciato, affaticato, che viene trasportato dagli amici. Sotto il ponte, quel tribunale del male improvvisato è il nostro animale mostruoso grillo, inviato da Lucifero, che protesta contro il mancato successo della missione del male. Un secondo proverbio, quindi aggiungiamo un altro elemento di lettura, quindi un secondo mistero lo possiamo risolvere, un vero e proprio, diremo noi, enigma che viene risolto, è legato ai pattini. Certo, siamo in un nord Europa dove, a parte i cambiamenti climatici degli ultimi anni, è abbastanza facile vedere ghiacciare un bacino lacustre, e quindi quei pattini potrebbero risultare, diremo noi, una soluzione di costume. Ma è sempre un proverbio che suggiace, che ci dà invece l'indicazione precisa. Il proverbio, in questo caso olandese, che noi traduciamo semplicemente, dice la seguente cosa: l'apocalisse e il male è sotto i nostri piedi, si sbriciolerà e apparirà come ghiaccio che si frantuma sotto i nostri piedi. Quindi quel tema del male, che in qualche modo ci pone su un baratro di pericolo, è dato da quei pattini e da quel ghiaccio troppo sottile per sostenerci. Ecco, quindi un dipinto apparentemente bizzarro, che invece media tra la cultura tradizionale antica delle creature definite ormai maligne, grilli o creature grilli, è invece un testo vero e proprio molto conosciuto nel 400, pubblicato in Olanda, con i proverbi olandesi, a cui si ispirerà anche quel Bruegel che vi ho fatto vedere poc'anzi a inizio del nostro intervento. Ve lo voglio far vedere più da vicino, ben scontornato, il nostro mostruoso personaggio. Vedete in mano quel suo cartiglio, anche con la cera lacca, quindi Lucifero compie con azione burocraticamente corretta la sua scusate, protesta. Spesso e volentieri questi folli copricapi in forma di imbuto rimandano addirittura al coevo Erasmo da Rotterdam, al suo elogio alla follia. Pensate che Bosch nasce a 's-Hertogenbosch, siamo in Brabante, cioè in Olanda, nel 1450. Ecco, in quella 's-Hertogenbosch olandese, a fine anni 90, è testimoniata la presenza di Erasmo da Rotterdam nella scuola latina. Quindi non sappiamo se è avvenuto l'incontro tra i due, ma la temperie e lo scambio culturale è presente. E spesso nell'elogio della follia, e non solo, Erasmo critica il vizio e la corruzione umana attraverso oggetti di follia come improvvisati re che al posto della corona hanno un imbuto appunto ribaltato. C'è un'altra creatura sempre in quel pannello di sinistra, vedete che è, ad esempio, il singolo dipinto di cui vi sto parlando sta consumando molto del nostro tempo a disposizione, ma in fin dei conti questa capacità e questa tranquillità nel poter analizzare un'opera stando più e più minuti di fronte all'opera stessa può essere anche a livello di attività laboratoriale, con una slide proiettato, perché no, per chi avrà fortuna di venire in mostra a vedere l'opera, un pretesto per non fuggire di fronte all'opera, per non limitare la nostra osservazione insieme ai nostri studenti solo a un selfie fotografico. Tanti particolari, tanti soggetti così meticolosi ci aiutano a riappropriarci di tempi ben diversi rispetto alla schizofrenia della nostra contemporaneità. Questa creatura mostruosa, metà tra Martin Pescatore e chissà quale altra chimera, divora a sua volta un pulcino. Ecco, al di sotto di questa creatura, che è posta sempre nell'anta di sinistra delle tentazioni di Sant'Antonio, si evidenzia un uovo con all'interno dei pulcini che vengono drammaticamente presi e divorati da questa creatura adulta. Ora, come spiegare un tema anche così cruento a livello simbolico? Pensate che è molto più facile di quanto si possa pensare. Basta mettere a confronto un giudizio universale della nostra tradizione italiana medievale e mostrare la creatura mostruosa, quel diavolo che divora le anime e che normalmente pone di fronte a noi un corpo ignudo, ma dove non è presente nessun orifizio,
né per poter espellere le anime che poi andranno all'inferno, quindi un'immagine anche molto forte, né tantomeno la rappresentazione della propria sessualità, perché secondo la nostra tradizione medievale il male non può generare la vita e quindi nessun organo sessuale è di solito raccontato all'interno di questi soggetti mostruosi, che sono ignudi ma privi di ogni accezione appunto sessuale. E quindi che cosa diciamo ai nostri studenti? Bene, è un simbolo a indicare che il male non genera vita. Nelle latitudini che stiamo raccontando, nell'Olanda tra 1400 e 1500, ecco, ricordiamoci che se il soggetto è diverso, il senso è esattamente lo stesso. Questa figura adulta divora quei cuccioli e quindi la vita non è possibile, non viene generata, è il male che non genera vita. Quindi a seconda di dove ci poniamo tra 1400 e 1500, se i contenuti e il sentire umano è simile, cambiano però, diremo noi, le immagini che lo vogliono descrivere. C'è un'altra opera che vi voglio raccontare, e ricordiamocelo, il nostro Gerardo del Bosco, perché in fin dei conti il nome, Geronimo del Bosco, scusate, così si dovrebbe tradurre, nasce appunto Sertogenbosch, che tradotto in italiano è il Bosco del Duca. Ora, è anche vero che un artista che poi diventerà piuttosto celebre, ci chiediamo come possa essere partito da un luogo così poco conosciuto, dove decise di rimanere con la sua bottega. E allora, mentre guardiamo questo bel affascinante dipinto che racconta della cosiddetta tentazione di Sant'Antonio II, nel senso che è l'ennesimo dipinto che racconta lo stesso soggetto, ma vedremo con altri riferimenti che sarò ben felice di raccontarvi, diciamo che il borgo di Sertogenbosch ha un'attività commerciale e economica molto sviluppata nell'Olanda del 1400, ha una scuola di latino dove si va a studiare, abbiamo detto un grande intellettuale del Rinascimento, Erasmo da Rotterdam, lì è attestato, sono presenti committenti legati alla grande dinastia degli Asburgo, quindi che poi radieranno la cultura di Bosch anche nella penisola iberica e non solo, è ad esempio il dipinto che state vedendo, pensate che è legato a una nobildonna spagnola che è chiamata Isabella d'Este Gonzaga, appunto iberica, ovvero una signora che come Isabella d'Este Gonzaga di Mantova era famelica di opere d'arte. Isabella d'Este commissionava al grande, ad esempio, Mantegna, che è stato l'artista di corte per più e più generazioni a Mantova, per il suo studiolo appunto intellettuale, e così faceva una singola nobildonna spagnola. Ed è proprio lei a commissionare quest'opera. Pensate che è datata al 1615. Ecco, i dati biografici di Bosch sono pochissimi, quindi su questo non tedieremo le nostre studentesse e i nostri studenti, e vanno tra il 1450, la supposta data di nascita, appunto a Sertogenbosch, fino al 1516, dove per fortuna abbiamo un documento con i funerali di Bosch. Cos'altro possiamo dire di questo artista, di cui intanto potete godere appunto la riproduzione di questa particolare e quieta immagine del nostro Sant'Antonio? Beh, possiamo dire ad esempio che era figlio di un capobottega molto importante, quindi era figlio d'arte, e ne siamo certi perché, pensate, pur poche le notizie di Bosch, sappiamo che a un certo punto ricomprerà un oggetto metallico, forse un candelabro, prodotto dal padre. Pensate, un oggetto metallico prodotto dal padre che era entrato nel mercato artistico dell'epoca ed era stato rovinato da un incendio. E di che cosa si parla? Si parla di un incendio che aveva colpito il borgo, la cittadina di Sertogenbosch, e bruciandola quasi completamente. Questo è affascinante e assieme tragico, perché possiamo ricostruire uno dei pochi elementi certi della vita di Bosch. Lui spesso e volentieri nei suoi dipinti, per raccontare l'inferno, racconta il suo borgo che brucia. Quello deve essere stato per lui e la sua famiglia effettivamente realmente un inferno. Ma tornando all'oggetto comprato dal padre, pensate, si può investigare e rendere intrigante anche quello che sembra essere un tedioso, no, studio di archivio. Emerge che l'oggetto rovinato, forse rovinato durante l'incendio, lui lo acquista, e molte tesi sono state elaborate, no, sul perché di questo acquisto, e quella finale più intrigante riporta un tema molto semplice. Probabilmente Bosch, tra fine 400 e inizio 500, ha una bottega molto importante, ha definitivamente preso le redini dall'attività paterna e tiene in modo particolare alla forza del brand, passatemi questo termine moderno,
cioè che la bottega Bosch possa riverberarsi ed essere importante, addirittura riacquisendo gli oggetti che furono del padre e probabilmente restaurandoli. Ora, si può ricostruire molto, stando seppur con i piedi per terra nella storia dell'arte, si può essere dei buoni investigatori dell'arte anche partendo da documenti polverosi in quello che apparentemente è un poco seducente archivio pubblico. E queste sono notizie appunto emerse negli ultimi anni. Torniamo a un'immagine importante. Sant'Antonio, commissionato dalla nobildonna spagnola, un capolavoro che è stato prestato dal Prado di Madrid e che mostra un Sant'Antonio un po' ingubito ma tranquillo in un trono umilissimo costruito all'interno di un cavo tronco dove il tetto è realizzato con paglia. Attorno a lui, aguzzate bene lo sguardo, vi è una campagna placida, tranquilla e ben coltivata. Ecco, in quest'opera che è dell'ultimissima fase esistenziale del nostro, vi ricordo che i funerali sono indicati al 1516, quindi l'anno che precede questo dipinto, è interessante vedere che la percezione del mondo suo contemporaneo da parte di Bosch adesso appare più tranquilla. È come se la sfida o la minaccia luciferina fosse stata in qualche modo vinta. A noi piacerebbe raccontare, no, ai nostri visitatori in mostra che è perché Bosch era pacificato e tutto adesso è più tranquillo in quel clima invece un po' uggioso e oscuro dell'Olanda di fine 400. Invece la vera risposta di questa tavolozza chiarista, di questi colori, no? Così chiari, questa campagna così placida, legata al fatto che vi è una committente che, come Isabella d'Este Gonzaga, ha imposto una visione positiva e salvifica della scena. Altra cosa interessante, le piccole creature mostruose che sono tutti intorno. Guardate, se partiamo dal lato sinistro, proprio guardando il nostro santo a sinistra, noteremo una grande anfora con del liquido che fuoriesce, con delle piccole creature mostruose che cercano di realizzare, quasi diremo un gavettone, diremo uno di offese nei confronti del santo, ma è poca cosa rispetto alle immagini violente, pericolose o inquietanti che nei dipinti precedenti il nostro Bosch raccontava per indicarci quanto fosse pericolosa la tentazione di Lucifero. Un'altra creatura che vedete in basso a sinistra è un grillo animale, sembra quasi una piccola creatura telecomandata impazzita, che non sappiamo bene verso quale orientamento andrà, infatti la vedete, si muove esattamente sul profilo della cornice inferiore. E poi avete un piccolo ruscello placido, all'interno pare vedersi la creatura più mostruosa, che ha un artiglio nerissimo, ma questa creatura sta per affogare, letteralmente. E poi la mia preferita in assoluto è quella che si trova di fianco al maiale, cioè il soggetto iconografico che ci fa riconoscere il nostro Sant'Antonio, di cui fatto adesso spiegherò alcuni aspetti. Ecco, di fianco al maialino placido, pulito e tranquillo, vi è una vera e propria macchina d'assalto, tipico già nel Medioevo, ovvero un carro semovente che pare una torre di castello, che troviamo anche in dipinti della pittura addirittura italiana. Penso al Guidoriccio da Fogliano, un celebre dipinto che abbiamo nel Palazzo Pubblico di Siena, dove c'è un castello che viene assediato, e un castello che invece degli assedianti, che si muove di giorno in giorno verso la sedia. Ecco, quindi c'è una tecnica militare di conquista che in quest'opera viene riprodotta, ma il dato di fatto è che all'interno vi sono creature troppo grandi per poter stare all'interno di questi contenitori, l'immancabile folle copricapo in forma di imbuto è presente, fuoriescono due mani con un martello improbabile. Ecco, nulla potrà questa piccola macchina da guerra contro la virtù del santo che vedete appunto seduto. Ecco, quindi un dipinto che rispetto all'inquietante rappresentazione negativa pregressa del 1500, a distanza di 15 anni ci mostra invece un Sant'Antonio placido, umile ma vittorioso. Sullo sfondo, giusto per finire questa analisi, quasi un cristallo con una guglia che fuoriesce. Per alcuni pare quasi il cantiere edilizio di un edificio moderno, invece è una Gerusalemme celeste, e quindi è la promessa paradisiaca per il nostro santo. Ora, prima di passare oltre, vi leggo invece un indizio, visto che di misteri dobbiamo parlare, che è proprio quello del maiale. Ora, se noi apriamo testi, ad esempio, di famosi studiosi come Pastoureau, che ha raccontato proprio il bestiario medievale, e leggiamo il significato nel Medioevo del maiale, abbiamo un'ambigua lettura. Da una parte l'animale, guarda caso luciferino, legato al fango, allo sporco,
e come il rospo, quindi un'immagine assolutamente legata al male. Dall'altra è l'elemento di riconoscimento e compagno di viaggio proprio di Sant'Antonio. Ora, perché è il compagno di viaggio di Sant'Antonio? E qui lo vedete come un cane mansueto, pulito, buono di fianco al santo. Sin dal 1200 sono attestati in ospedali di frati antoniani, cioè dell'ordine del nostro Sant'Antonio, cure contro il fuoco di Sant'Antonio. E il fuoco di Sant'Antonio era tradizionalmente curato con un unguento tratto dal grasso del maiale. Pensate che uno degli ospedali dove appunto queste pratiche, queste cure venivano realizzate è a pochi chilometri proprio da Zertogenbosch. Ora, nella fine del 1400, per quanto possiamo aver ricostruito le ricerche mediche, sappiamo che il livello di rischio del fuoco di Sant'Antonio, di questa quindi irritazione cutanea esterna, che però poi pregiudica anche gli organi interiori, è talmente alto da risultare quasi epidemico e pandemico. Ed ecco per il perché del moltiplicarsi di tanti dipinti, non solo di Bosch, che sono una preghiera verso Sant'Antonio, verso la fine di questa epidemia così pericolosa. Guardate quanti punti di riferimento alla nostra contemporaneità una storia dell'arte che pare così lontana da noi può stabilire. È proprio vero che l'arte in quanto tale può essere sempre assolutamente contemporanea. Ora, ultimo aspetto, come collegare questo mondo anche alle nostre latitudini. Ad esempio, la festività di Sant'Antonio nel mese di gennaio prevede il dono verso l'ospedale di un maiale, appunto, da parte dei contadini e degli allevatori. Del maiale non si butta via niente, come si è sempre detto, e quindi la carne da una parte a sostentare e dall'altra parte il grasso a creare l'unguento. Ecco, una festa simile è documentata nel XV secolo proprio nei territori del Mantovano, citato prima Isabella d'Este Gonzaga. È interessante la suggestione. Quindi il dono del maiale a chi cura appunto il fuoco di Sant'Antonio. Quindi migliaia di chilometri di distanza, secoli di distanza, ma in qualche modo vedete punti di contatto costante, e questo penso possa essere un buon elemento di approfondimento proprio per i nostri. Intanto guardate, vi faccio vedere i particolari. Eccole qui le creature che ormai non ci impauriscono più, sono mostruose, hanno anche addosso corazze, elementi di difesa. Ed ecco tra le mie preferite questo goffo sistema di attacco di questa torre fortificata, con all'interno varie parti, vedete, di aggressione, sotto la creatura con artiglio che sta per affogare, e questo maialino lindo, perfetto, creatura che accompagna il nostro Sant'Antonio, che qui il bestiario medievale ovviamente riferisce come elemento positivo. Ci tengo talmente tanto a questa creatura che ve lo voglio far vedere da vicino. Ecco, tenete conto che nelle attività ludico-creative di avvicinamento all'opera di Hieronymus Bosch, leggere l'indizio, il mistero, è fortemente legato anche a un aspetto molto semplice: scontornare un'immagine, isolarla dal contesto che crea quell'horror vacui, no? Quella rappresentazione di massa assolutamente incredibile, per invitare le nostre studentesse, i nostri studenti invece ad analizzare con più attenzione il singolo particolare, quasi anche nella volontà di adottare questa singola e bizzarra personalità. Ora, andando verso quello che è una seconda, poi ultima parte, in cui volevo anche raccontarvi una concretezza, no, delle attività che si possono realizzare con i nostri ragazzi, anche ispirata appunto al volume Chiedilo all'Arte, che spesso pone a confronto, no, la lettura dell'opera d'arte e la realizzazione di manufatti artistici che in qualche modo possono essere messi in confronto con l'icona della storia dell'arte che abbiamo appena commentato. Ecco, prima di arrivare a quella parte ci tengo a mostrarvi un punto di contatto straordinario tra il Bosch che abbiamo appena raccontato e il genio incontrastato delle nostre regioni italiane in un periodo coevo, appunto, che ovviamente è Leonardo di Serpieri, cioè Leonardo da Vinci. Allora, dal punto di vista biografico è molto interessante. Bosch nasce probabilmente nel 1450, Leonardo nel 1452. Bosch morirà nel 16, Leonardo nel 19. Quindi vedete che sono due artisti contemporanei che hanno parlato in alcuni casi linguaggi molto meno lontani di quanto si possa pensare. Apriamo virtualmente davanti a noi il celebre codice Trivulzio. Alle dimensioni di un piccolo taccuino, ricordiamoci che Leonardo lavorava su carta e pergamene
con la comodità del taccuino da viaggio. E quindi il codice atlantico dell'Ambrosiana di Milano, che un po' ci allontana dalla verità originale del foglio, cioè è frutto di un ritaglio e collage realizzato postumo dopo la morte di Leonardo con la forma di un grande atlante, normalmente i disegni e gli scritti del nostro hanno il formato di un piccolo taccuino. Anche nella mostra di Palazzo Reale abbiamo possibilità di vedere questo codice aperto su questa pagina eccezionale, e avvicinarsi a questo codice, vedere le piccole dimensioni, ci fa capire che questo che stiamo vedendo è il pensiero più intimo di Leonardo. Non è un'opera pubblica, non è un'opera destinata alla stampa, ma siamo nella mente e nella fantasia di Leonardo. Quindi è un viaggio virtuale e allo stesso tempo concreto che possiamo fare nel suo mondo immaginifico. Ed è aperto su una pagina non casuale, ovvero le caricature che Leonardo realizza nei famosi celebri 20 anni che vive ospite di Ludovico Sforza a Milano, quindi tra gli anni 80 e il 1499, quando l'arrivo dei francesi impone all'architetto Bramante e Leonardo la fuga, così come fuggirà anche Ludovico il Moro, poi verrà arrestato, poi morirà in esilio. La storia di Leonardo la sapete, poi lo porterà nell'ultima parte della sua vita proprio nella corte di quei re francesi, dove finalmente elaborerà un percorso artistico e progettuale ben pagato, ben retribuito e nella piena libertà intellettuale, cosa che purtroppo negli anni milanesi non sempre si realizzava. Insomma, Leonardo fu un artista, un ingegnere, un uomo di creazione a tutto tondo, ma spesso vessato dal debito, dai pagamenti mancati e quant'altro. Comunque, dal codice Trivulzio apriamo una pagina specifica, quello con le caricature, appunto, come mettere in contatto Bosch e il nostro. Noterete qui dei profili osceni con nasi e prominenze oscene del volto. Leonardo in alcuni suoi scritti ci racconta di come detestasse l'ipocrisia e la falsità degli appartenenti alla corte sforzesca, quelle famiglie celeberrime, Borromeo, Aelite e quant'altro, che dopo il 1450, dopo il tentativo della Repubblica di Milano, avevano perso il potere perché, insomma, troppo litigioso tra di loro. Infatti il salvatore fu Francesco Sforza, il padre di Ludovico, che poi governerà negli ultimi anni. Certo, Ludovico prese il potere in modo non proprio lecito, molti nemici lui insomma si rifece all'interno della corte, e Leonardo afferma che, osservando dalla torre del falconiere del castello, dove lui studiava appunto il volo degli uccelli, ogni tanto poneva lo sguardo anche verso la corte e osservava le genuflessioni, i complimenti di quegli appartenenti alla corte quando Ludovico si muoveva insieme alla moglie Beatrice. Ma appena la svolta del corteo ducale entrava direttamente all'interno del castello, quello che Leonardo vedeva era che i signori e le signore che pochi istanti prima si erano genuflesse e avevano riempito di complimenti il duca avevano gesti osceni, atti osceni e frasi tutt'altro che lusinghiere nei confronti del duca. Leonardo, che era un uomo puro, tutto di un pezzo, in qualche modo si vendica dell'ipocrisia di questi personaggi enfatizzando i loro aspetti esterni negativi, mettendoli in contatto con la loro grettezza interiore. Quindi non una superficialità di un artista che offende, ma al contrario il mettere a nudo la coerenza tra degrado interiore e degrado esteriore. Ora, questa caricatura che ha del grottesco è affascinante metterla in contrasto con quelle creature che avete visto di Bosch. Sono esattamente gli stessi anni. Questi sono esseri umani veri e allo stesso tempo fantastici, che in qualche modo interpretano un ruolo negativo, esattamente come i grilli o le altre creature che abbiamo appena visto in Bosch. Che fossero dei proverbi olandesi a sfondo religioso moralistico, o più laicamente delle critiche verso chi inganna e non è onesto, nel caso della corte di Ludovico il Moro, ma fondamentalmente il risultato è lo stesso. Ho usato anche il termine grottesco, non vi tedio molto su questo tema, ma ricordiamoci che il 1400 è il secolo in cui si riscopre la Domus di Nerone, o meglio, si riscopre il famoso padiglione delle arti, della immensa Domus di Nerone. Quando Nerone muore, vengono costruite al di sopra di questo padiglione delle celebri terme romane, proprio per fare in modo che l'architettura potesse reggere il peso, venne completamente interrata e riempita di terra tutto il padiglione appunto espositivo che faceva parte della Domus Aurea. Nel 1400, tra gli altri, il pittore Pinturicchio si cala dal colle e trova un intercapedine tra la volta del padiglione che aveva fatto fare Nerone e il terreno che era stato messo nell'età
di Traiano, appunto per costruire e consolidare le fondamenta delle future terme. E quindi che cosa succede? Che Pinturicchio, scendendo con i suoi lumi, insieme ad altri artisti, si cala con la corda e trova sulla volta delle decorazioni a rilievo, bizzarre, fatte di parti di corpi messi insieme, metà tra grifoni, chimere, creature leonine, ornitologiche, mitologiche. E quello che dirà Pinturicchio, e che poi andrà a riverberare nella pittura che realizzerà nel Rinascimento superiore, cioè nel Rinascimento al di fuori della Domus Aurea, dirà: paiono dipinti trovati nelle grotte, da cui grottesco, l'aggettivazione appunto di grottesco. Ecco, vedete come ciò che sembra anticlassico, il nostro Bosch, messo a contatto con qualcosa di altamente non classico, come le caricature di Leonardo, trova invece paradossalmente un punto di contatto classico nella decorazione della Domus di Nerone, trovata da Pinturicchio nel 1400. Ecco il punto di contatto tra questi mondi apparentemente così lontani. Ma il tempo sfugit, come si dice, il tempo scorre. Voglio chiudere questa parte, a cui poi collegheremo semplicemente un micro commento di attività laboratorio, che spero possa esservi utile. Ecco, la fine di questo viaggio, in questo bizzarro, in questo originale, in questo grottesco, in questo Rinascimento altro, emblematicamente può essere realizzato con un grande pittore milanese, e quindi Giuseppe Arcimboldo, che tra 1590 e 92 realizza alcuni dei suoi capolavori, ma lo fa non nella natia Milano, ma nella corte rudolfina. Rodolfo II lo invita a braccia aperte nella splendida Praga, e pur essendo un personaggio che spesso si fa ritrarre con un fare severo e piuttosto arcigno, in questo artista visionario, originale, che pone insieme oggetti di un mondo che in qualche modo sembrano anche simili a quelli che il grande Bosch aveva realizzato, realizza un dipinto di pura stupefazione in superficie, ovvero la divinità etrusca Vertuno, quindi la divinità di una che racconta la transizione delle stagioni. E non è un caso che questo bellissimo dipinto, che è presente anche nella sala finale della mostra di Palazzo Reale, mette insieme ad esempio le castagne e le ciliegie, perché di tutte le stagioni parliamo, della divinità che presiede a tutte le stagioni, quindi questo dipinto coerentemente mette insieme tutte le stagioni. Quindi il ritratto di un monarca che accetta questa ironia straordinaria, questa pittura così originale. A onor del vero, Arcimboldo ci aveva provato a lavorare a Milano. Il papà era un artista, aveva anche realizzato i cartoni per alcune vetrate del Duomo e aveva dipinto anche per il Duomo di Monza, ma questi suoi frutti esotici, questa sua bizzarria nella Milano della Controriforma, erede anche della stagione del severo cattolicissimo Carlo Borromeo, trova poco spazio. Questa bizzarria, questa originalità, questo mondo altro del Rinascimento invece troverà forte consenso in una città come Praga e con un monarca come Rodolfo II. Ora, come mettere in contatto in questo finale Bosch, il Medioevo che abbiamo raccontato, Leonardo e il nostro? Beh, innanzitutto si conclude un secolo emblematico, che è il secolo del Rinascimento maturo, e sembra già di vedere un po' quelle bizzarrie, quelle inquietanti rappresentazioni di divertissement tipiche dell'età barocca, che deve stupire il Seicento, chiudendo appunto il secolo che fu di Bosch. E in fin dei conti la Wunderkammer, cioè la Camera delle Meraviglie, fatta di oggetti e di soggetti meravigliosi che Bosch aveva interpretato, pare avere il degno e finale interprete proprio nell'Arcimboldo che stiamo vedendo. Dove però in Bosch vira la profondità, e quindi il concetto di metafora, che quindi dobbiamo passare anche ai nostri discenti, cioè quello che vediamo è sempre presente per un significato profondo, ben preciso. E infatti su Bosch siamo rimasti anche su poche opere, ma molto tempo, abbiamo dedicato il giusto tempo a quelle opere. In Arcimboldo diventa la bellezza della superficie, cioè di quello che vediamo. Questo non vuol dire confondere superficie con superficiale, questo mai. Questa è, penso, la chiave di lettura più affascinante in questo excursus, no, di questa macchina del tempo che abbiamo utilizzato. Come dicevo, siamo appunto sul finale del nostro intervento e spero che appunto alcuni di voi possano anche interloquire con noi per porci e pormi delle domande. Queste sono le pagine a cui ci siamo ispirate del nostro libro Chiedilo all'arte, lo vedete, quello dedicato all'arte romanica europea e quello dedicato all'arte dei paesi di Lutero e, come abbiamo detto all'inizio, Bruegel il Vecchio, che fu uno degli emuli e degli artisti più
affascinati dai proverbi olandesi che aveva dipinto appunto Bosch, reinterpretati in una chiave nuova appunto nel Cinquecento. Quindi sono due pagine di spunto che possono essere riprese. Eccolo qui il nostro manuale. Ma veloce, perché appunto il tempo sta per concludersi, guardate che cosa ci possiamo immaginare come attività di laboratorio, cioè come mettere in contatto ciò che appare lontano da noi e così bizzarro, invece con una storia molto vicina. Ad esempio il surrealismo europeo, e quindi la possibilità di scoprire il vero funzionamento della mente, che un grande teorico come Breton porta avanti con il suo manifesto negli anni 20 del Novecento, e attraverso l'attività che proprio i pittori surrealisti, che cercano di scovare la verità del sogno dell'inconscio, facevano tra di loro, adulti che giocavano a realizzare un laboratorio. L'ho chiamato il mostro partecipato, e quindi rimando proprio ai grilli del nostro, ed è ispirato ai famosi cadavere squisiti, pensate, i cadaveri squisiti dei grandi surrealisti del Novecento. Guardate, ve ne pongo uno e un secondo, ovvero venivano piegati dei fogli tra i partecipanti a questo laboratorio in guisa di, diciamo, fisarmonica o ventaglio, in più parti, qui vedete diviso in tre parti. Ognuno dei partecipanti a questa attività realizzava una parte del corpo di questo mostro partecipato, poteva elaborare dei collage, qui vedete oggetti presi da stampe di vecchi libri, vedete un alveare sopra, un pesce e un trumeau mobiletto, e sotto oggetti non identificati, per farli diventare una testa, un busto e dei piedi. Alla fine però il primo non sapeva cosa avrebbe realizzato il secondo e il terzo, perché poi era una vera e propria catena che si realizzava. Era un mostro partecipato che agiva sull'inconscio poi di chi alla fine osservava l'opera. Pensate come dal Bosch dei suoi proverbi del 1400 si può arrivare a addirittura uno studio così moderno legato a un'avanguardia europea come appunto il surrealismo, i cadavere schizzi. E poi perché no, e questo è uno dei giochi che amo fare con le bambine, i bambini, i ragazzi e le ragazze, è porre ai nostri studenti, alle nostre studentesse dei veri e propri enigmi, guardando le creature a volte di Bosch dotate di una, due, tre o quattro arti diverse. E ovviamente un evergreen è sempre, guardate in questa pergamena aperta, porre il celebre enigma della Sfinge. Quando la Sfinge pone Edipo l'enigma, qual è l'animale che la mattina si regge su quattro gambe, in pieno giorno su due, la sera su tre? E ovviamente Edipo rispose, è l'uomo che da bambino gattona, allora diremo della sua prima maturità, è uomo adulto, e la sera si aiuterà con un bastone. Appunto, insomma, era questo che io vi volevo raccontare in una Mission Impossible, cara Vincenza, in cui si voleva raccontare una mostra, un'iconografia particolare e anche, perché no, una possibilità di laboratorio pratico. E vi ringrazio per l'attenzione. Siamo noi a ringraziare te per tutte le suggestioni, gli spunti che ci hai raccontato. Devo dire che io, come penso tutti quelli che ti hanno ascoltato, non vediamo l'ora di essere a Milano a vedere questa mostra, che immagino essere bellissima. Sono arrivate delle domande. Allora, la prima che ti pongo è la più, sono tutte importanti, però forse questa è quella che ci aiuterà ancora di più a capire lo spirito dei tempi. Un insegnante infatti ci chiede: ma i contemporanei di Bruegel e di Bosch erano in grado di comprendere il messaggio dell'artista? Cioè, quando guardavano questi quadri, quando venivano loro mostrate queste creature bizzarre, erano misteriose anche per loro o erano in grado di interpretarle, quindi avevano un linguaggio comune che gli diceva il volere dell'artista? Beh, è la domanda fondamentale effettivamente, Vincenza, e quindi sono ben felice di poter dare un tentativo di risposta. Allora, ho citato i proverbi olandesi per Bruegel come per Bosch, ovvero un testo che ho definito prima un blockbuster, un vero e proprio, diremmo noi, testo che ebbe molto successo nella stampa del 400 e che era letto oralmente alla comunità di fedeli, non necessariamente solo nella chiesa. E quindi anche nella comunità rurale venivano letti questi testi. Paradossalmente l'analfabetismo, che superava, immaginiamo, il 90-95% della popolazione, che quindi poneva nel punto del potere, no, il prelato da una parte, il ricco e il borghese dall'altra,
però permetteva attraverso la divulgazione orale dei testi indicati che vi ho appena riferito, o attraverso la pittura, che era la Bibbia dei poveri, una possibilità di comprensione iconografica, usiamo i termini importanti, altissima. Lo dico spesso, paradossalmente noi viviamo in un'epoca di analfabetismo, di ritorno, ma non del testo scritto, ci auguriamo, ma del testo figurativo. Del testo figurativo. Noi, bene o male, sappiamo mettere insieme le parti fondamentali di una frase, ma non comprendiamo a volte che quel maiale che sta di fianco al santo indica tutto quello che abbiamo raccontato noi prima. Ma dico ancora velocemente, le nostre nonne che vivevano nella tradizione popolare e facevano, in dialetto si dice, filos nella stalla con gli animali, riverberavano le antiche storie, anche più popolari, che provenivano dalle campagne, dai boschi, dai luoghi misteriosi, ed erano storie spesso legate a immagini molto note, che ovviamente la nostra società ha completamente perso. Quindi io direi un'arte che comunque era molto più comprensibile di quanto noi possiamo immaginare, assolutamente sì. Grazie Leonardo. Un'altra domanda chiede, anche relativamente al laboratorio che hai presentato, se ci sono state quali le influenze di Bosch sull'arte del Novecento, cioè simbolisti, surrealisti, gli devono qualche cosa, a tuo dire? Meno male che ho messo i cadaveri schizzi, quindi ho creato una pila, c'era telepatia. Allora, il Novecento ha abbondantemente attinto, abbiamo addirittura una carrellata iconografica dell'impossibile che potremmo raccontare, che per ragioni di tempo oggi non abbiamo potuto mostrare. Cioè, da una parte i surrealisti, avete visto, i cadavreschi sono il mostro, io l'ho chiamato il mostro partecipato. Ogni singolo partecipante realizza una parte di quella creatura, che per il Medioevo era il grillo, come l'abbiamo definito, e per il Novecento era l'eredità degli studi anche freudiani, perché ovviamente il grande cambiamento è anche, no, legato a Freud e agli studi freudiani, ma il dato finale è simile. Prendete il Dalì delle strane creature fluide e semi-mostruose, un pittore iberico che sin da giovane ha potuto vedere nei musei spagnoli i tanti quadri appunto collezionati del nostro Bosch. E finisco con, pensate all'immaginario collettivo di piattaforme televisive moderne che ci raccontano in telefilm come Stranger Things di creature mostruose di un mondo opposto che sono profondamente ispirate al bestiario che abbiamo appena raccontato. Quindi è infinito questa ricerca, assolutamente, è un'eredità che non ha fine. Grazie. Un'altra domanda riguarda quante sono le opere di Bosch che sono giunte fino a noi, è una curiosità sulla mostra, quante sono visibili nella mostra di Milano? Giusta domanda. Allora, pensate che nella mostra ci sono 6 dipinti di Bosch, mi si direbbe, ma pochissimi. Pensate che il catalogo di Bosch non supera di molto le 20 unità, in proporzione a una mostra straordinaria che ha movimentato dai musei di tutto il mondo tavole e linee dipinte a olio tra il 1400 e il 1500. In un'epoca di post-pandemia è qualcosa di eccezionale, che indica una specie di rinascimento della stagione espositiva milanese, ma io sono molto di parte e quindi non vado oltre nel giudizio positivo. Una curiosità, qual è il significato del cappellino imbuto? Allora, io ho fatto una citazione diretta, molto ardita, che è l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam. Quando si parla del carro del fieno, in Erasmo da Rotterdam, cioè il carro del vincitore, la metafora forte è quella della facilità con cui si sale sul carro del vincitore, spesso anche a scapito di altri che non riescono a salire. Nel dipinto di Bosch originale vediamo proprio assassini e azioni violente pur di salire sul carro. Quel carro che però può anche portare, come ben sappiamo, Vincenza, no, alla caduta invece di colui che lo conduce, quindi da quel momento in poi gli altri che sono saliti sul carro diranno che su quel carro non saranno mai saliti. Spesso nel descrivere il re folle, il re senza regno, il re che tracotante afferma di poter gestire il potere, si riferisce anche in Erasmo di oggetti presi dalla cucina e quant'altro come l'imbuto, che la follia allucinogena di chi lo indossa immagina essere invece la corona. È interessante questo confronto, non diretto ma indiretto, lo ricordiamo nuovamente, la scuola latina di Herzog & Bosch vide presente per parecchio tempo a studiare Erasmo da Rotterdam, proprio nel borgo dove visse il nostro. Quindi, seppur indiretto, questa visione di follia del potere, nel caso di Bosch maligna, è piuttosto importante. Bene.
Ti ringrazio, siamo arrivati, guarda, incredibilmente scocca ora l'ora, neanche ci fossimo messi d'accordo. Ringrazio Leonardo Catalano per essere stato qui con noi. Invito tutti a seguire i prossimi appuntamenti e a continuare con lui questo percorso alla scoperta dei misteri dell'arte. Vi ringrazio. Come ho già detto, le slide le potete trovare nel nostro sito insieme agli attestati. Buona serata a tutti. Buona serata, Grazie, grazie. grazie, arrivederci.